Il decreto Cutro non ha certo chiuso la polemica sui migranti, non fosse altro perché gli arrivi continuano a ritmi 3 volte superiori all'anno precedente e potrebbero raggiungere una cifra record, soprattutto a causa della crisi economica e politica della Tunisia, che ha aperto un nuovo canale di traffico dall'Africa. Ma neanche la parte propositiva del decreto, che riapriva e allargava i flussi di immigrazione regolare, ha raggiunto il suo scopo. Le domande presentate al Click Day del 27 marzo sono state infatti 240.000, quasi il triplo degli 83.000 posti disponibili. Le possibilità di ingresso legale sono quindi molto inferiori a ciò che le nostre imprese e famiglie chiedono. Più di tutti è la Coldiretti a protestare. Servono all'agricoltura 100.000 lavoratori l'anno. Ma nella ristorazione e nel turismo ce ne vogliono altri 140.000 e perfino per colf e badanti viene denunciata una carenza di 23.000 unità di lavoro. La situazione è tale che il governo starebbe pensando a un nuovo decreto flussi nel quale riservare una corsia preferenziale alla platea dei 160.000 esclusi del primo giro. Il fabbisogno è infatti calcolato per il triennio in più di 500.000 di lavoratori, 166.000 l'anno. Altrettanto irrisolta è la tensione politica sul decreto, e non solo per il prevedibile attacco concentrico delle opposizioni. La Lega ha infatti deciso di battersi su una linea più dura in Parlamento, presentando 21 proposte di modifica al testo che riprendono lo spirito dei decreti Salvini. Si tratta di misure che puntano a un'ulteriore stretta sulla protezione speciale, di interventi per la riduzione o la revoca dell'accoglienza e dei permessi di soggiorno e di un allungamento del periodo di trattenimento nei centri per il rimpatrio. Alcune di queste proposte non trovano il favore del partito della Premier, ma per ora Fratelli d'Italia esclude che si tratti di un caso politico nella maggioranza, parla di normale dialettica parlamentare e si rimette al parere delle commissioni.